Allora, ragazzi, partito, sì? Sì. Allora, nel frattempo che vi connettete, oggi parliamo dell'importanza delle qualifiche, di conoscerle, come si fa, piano carriera, piano marketing, compagnia bella. Ovviamente Riccardo Di Gasparro, e oggi usciamo ancora di più dalla zona di comfort perché io nel frattempo che vi connettete mi faccio anche un caffettino, va bene? Proviamo a farci il caffettino in diretta. Quindi non so come cosa esce fuori, io però ho voglia di caffè, non potevo aspettare altro tempo per farmelo, perché poi sto impicciato nel fare miliardi di cose e me lo faccio con voi, ok? In diretta, nel frattempo che vi connettete. Che avete fatto voi? Mangiato? Già, non penso che saranno in Italia. In Europa mezzogiorno e mezzo, più o meno, una roba del genere. O sbaglio? Io intanto vi accendo pure l'acqua. Ok, aspettiamo che si scalda, sembra tutto a posto. Allora, no, fatemi prendere pure questo. Sembra tutto bene. Sembra che vada tutto per il meglio. In questo momento il gas non so cosa sta facendo, però ho detto oggi buongiorno a tutti voi. Ho detto oggi che me ne frega, ho voglia di caffè, il tempo che vado fuori, poi rientro dentro, oppure dopo la live me lo faccio, perché mandavate farmelo adesso e ho detto boh, me lo faccio adesso e via, con loro quello che succede, quello che succede. 12:32. Esatto, sempre 2 ore indietro, quindi 14:32 qui. Io lo ripeto con voi perché il tempo qui praticamente non esiste, non so neanche che giorno della settimana è. È un po' un casino allucinante. Ciao Andrea, ciao Antonella, vedo che vi state connettendo un po' tutti. Ok, buongiorno a tutti. Quindi ragazzi, devo aspettare, anzi aspettiamo insieme, no? Devo aspettare, aspettiamo insieme che l'acqua si scalda. E poi ce ne andiamo fuori. Prendo la tazzina e arrivo. Questa è la tazzina in vacanza del Diga, ok? Intanto mi preparo il mio caffettino. Allora, che dite voi? Come state? Tutto a posto? Come va? Novità? Cosa sta succedendo? Come va il vostro business? Allora, nell'ultima live che abbiamo fatto, ci siamo divertiti parecchio anche dal punto di vista della gestione della squadra, mi è piaciuta tantissimo, eh? Quindi, tra un po', tra l'altro arriveranno anche sul canale YouTube, ovviamente, tutte queste live. Vediamo un po'. Meno male, ci siamo quasi, è quasi pronto. Ok, buongiorno a tutti, ribongiorno, sì esatto, mamma mia, oggi non potete capire, non vorrei disturbare la tua quiete, ma oggi è giovedì 14, giovedì 14 marzo 2019, sì, infatti non me ne rendevo conto, cioè io poi quando vado in vacanza, quando sto in vacanza, cioè sul serio per me è vacanza, ma a parte il lavoro che faccio sul blog tutte le volte, stamattina è uscito un altro articolo, compagnia bella, ma a me non me ne può fregare di meno. Cioè io quando vado in vacanza, non faccio finta di lavorare come fanno tanti, che poi non è vero che si grattano e non fanno niente. Per me la vacanza è vacanza. E anche perché poi quando ritorno in Italia sto sempre H77 a fare miliardi di cose, quindi qui mi rilasso. Ok, qui ci siamo. Il caffè, l'acqua è scaldata. Voglio prendere questo. Ok, adesso ce ne andiamo fuori. Oggi che mangiate voi di bello a pranzo? Che fate? Che vi mangiate? Noi ci siamo abbuffati di spaghetti con le vongole. Praticamente, non lo so, io penso oggi ci siamo mangiati almeno
6-7 etti di spaghetti più vongole in due, in tre. Quindi sto caffettino ci stava troppo bene adesso, ragazzi. Ok? Quindi fa io il caffettino con voi me lo so fatto. Tra l'altro dovete sapere che Di Gasparro odia fare. Buongiorno Miriam. Di Gasparro odia fare più cose insieme, cioè proprio non mi va, sono un vero uomo, 100%, colui che non riesce a fare neanche due cose insieme, quindi l'uomo è così, lo so, magari qualcuno si offende, dovete sapere che le donne stanno avanti, le donne riescono a fare più cose insieme, l'uomo se ne fa una e mezza è troppo, ecco, io sono proprio quel tipo di uomo lì. Però ho detto oggi ho mangiato tantissimo, usciamo fuori da sta zona di comfort e via, mi faccio pure il caffè in diretta con loro, se faccio una figuraccia, che me frega tanto com'è così, lo sapete, niente di costruito. Io una fiorentina in insalata, buona fiorentina, mamma mia che hai detto. Io ieri sera, tra l'altro non ho neanche pubblicato il post perché ieri si è intrippato Facebook a livelli incredibili in tutto il pianeta. Mi sono mangiato 350 grammi di Angus allevato qui al nord del Kenya, alla fine del mondo, allevamenti di livello, ok? Quando torni ti rimetto a stecchetto. Sì, esatto. Ciao Yasin! Sì, assolutamente, immagino. Ma comunque, guarda, ho lanciato lì il coso, adesso ce ne andiamo fuori. Assolutamente, comunque io in ogni caso non sto esagerando, cioè dovete saperlo, non sto... Oh, ce l'ho fatta a farmi il caffè con voi, incredibile Di Gasparro, un nuovo record straordinario, è riuscito a farsi il caffè in diretta, ok? Cosa che per me è proprio l'assurdità più incredibile. Ripeto, sottolineo, ne vado anche fiero, io una cosa e mezza non riesco a fare, faccio una alla volta e basta, pure troppo, ok? Io purtroppo sono fatto così. Allora, fammi togliere i costumini di mio figlio, mi prendo una sedia. Oh, e ci mettiamo comodi, va bene? Sottoscrivo, io sto preparando lo yogurt, preparo il pranzo, il caffè e ti ascolto. Grande, grande, grande Antonella. Allora, io nel frattempo che mi si raffredda il caffè, che oggi ce lo siamo fatto pure insieme, con grande orgoglio Di Gasparro oggi può millantare su Facebook di essere un grande a farsi anche i caffè durante le live. Comunque, a parte queste idiozie, oggi parliamo di una cosa molto importante, cioè voi dovete sapere, è un argomento importante, non datelo per scontato, voi dovete sapere come cavolo si fanno le qualifiche nel vostro network. Cioè, dovete ficcarvelo in testa, cioè dovete sapere come cavolo si fanno le qualifiche nel vostro network. Cioè, non dovete fare come fanno la stragrande maggioranza di tutti i nuovi distributori, magari questo mese voglio raggiungere l'obiettivo, faccio il primo rank, faccio il secondo rank, sono fomentatissimi. Stanno a 3.000, vogliono fare 4.000 cose e poi magari non hanno studiato bene il piano carriera dell'azienda, il piano marketing, non hanno studiato bene i dettagli, ok? E poi magari appunto non raggiungono l'obiettivo e si lamentano. Cioè, questa è una grande cavolata. Voi non dovete fare gli amatori del network marketing. Ma dovete comportarvi come veri e propri professionisti, come veri e propri guerrieri del network che sanno perfettamente quello che stanno facendo. Se no fate la fine del marinaio che non sa dove andare, poi magari si va a schiantare da qualche parte o approda dove non vuole e si lamenta del destino, se la prende con Dio. Cioè, non dovete fare sta roba qui, ok? Vedo che state scrivendo. Ho orgoglio, no multitasking, man. Sì, esatto, Antonella. Io riesco ad essere multitasking, non so in quale, non ci ho ancora mai pensato. Comunque, a parte il fatto se sapere se Di Gasparro multitasking o no, oggi veramente, sul serio, la cosa che vi sto dicendo, cioè, è veramente molto importante. Io ho conosciuto
tantissimi distributori, proprio tanti, veramente tanti. E oggi ancora vedo tanti distributori, anche della mia organizzazione, che vogliono raggiungere l'obiettivo, che stanno lì e veramente si impegnano, cercano di fare tutto quello che c'è da fare per raggiungere l'obiettivo, per andare al next level. Veramente ci mettono tutta la buona volontà. Poi a me personalmente mi è capitato diverse volte di fargli, per esempio, un paio di domande, no? Tipo, allora, fantastico, vuoi raggiungere la qualifica di Rubino? Vuoi farlo con questi termini, le qualifiche con questi termini qui ve le dico perché sono i più conosciuti, no? Platino, zaffiro, rubino, smeraldo, diamante superiore, neanche ne parlo perché non esiste uno che fa il diamante e non sa perché l'ha fatto, cioè non scherziamo. Però per magari i primi rank gli chiedo, mi sono io ritrovato a chiedergli. Fantastico, vuoi raggiungere questo obiettivo? Ti vedo che sei motivato, ti vedo che sei carico a 1000, ti vedo che stai veramente a 3000, ok? Stai una bomba, ok? Me lo puoi spiegare perché io li metto alla prova e vi consiglio anche a voi di fare queste azioni, di chiedere queste cose alle vostre da online perché li metterete sempre alla prova e si sentiranno sempre sul pezzo. Glielo chiedo, mi spieghi per favore come hai intenzione di farlo? Me lo fai vedere per favore su carta cosa hai intenzione di fare? Fammi vedere come hai intenzione di raggiungere questa qualifica. Iniziano a disegnare. Questo è un primo messaggio per voi. Le qualifiche non le fate se non le disegnate su carta. Scordatevelo, ok? Potete fare Herbalife, Amway, Tupperware, Avon, potete fare tutto quello che volete. La qualifica va scritta su carta, la dovete visualizzare, non va tenuta a mente, altrimenti non raggiungerete la mazza e non farete mai niente, giocherete sempre con network, ok? I pro del network scrivono le cose su carta, guardano su carta come stanno montati e procedono di conseguenza. Io personalmente, quindi, mi sono ritrovato diverse volte a fargli queste domande. E alla domanda specifica, mentre scrivono, gli ho detto: ok, mi fai vedere come esce fuori la tua XY qualifica? Oddio, aspetta, adesso però questo lo sponsorizzo qui. Provavano ad arrampicarsi sugli specchi. Cioè, questo che cosa vuol dire? Che messaggio mandate, secondo voi, alla vostra mente? Cioè, che messaggio mandate voi? Al vostro spirito, alla vostra determinazione, alla vostra forza di volontà, alla vostra grinta, che messaggio mandate? Se la risposta è un boh, non lo so, cioè, secondo voi raggiungerete mai l'obiettivo con una testa così che non sapete come cavolo si fanno le qualifiche? Assolutamente no. Quindi è veramente molto importante sapere, conoscere in dettaglio il piano carriera della tua azienda. Non puoi non conoscerlo in dettaglio. Lascia stare, adesso vi leggo i vostri messaggi, i commenti, lo sapete sempre. Lascia stare, le qualifiche più, il concetto di non sapere nemmeno come si fa una qualifica più avanzata. È sbagliato pure quello, perché vi autolimitate da soli. Dovete conoscere per filo e per segno come si raggiungono tutte le qualifiche previste dal piano carriera della vostra compagnia. Non potete limitarvi. Voi intanto fate quello che si deve fare, studiate. Lasciate stare che magari i primi 7-8 livelli sono difficilissimi perché all'inizio lo vedete irraggiungibile e perché mi sembra impossibile tutti questi limiti mentali allucinanti. Lasciate stare ste pippe. Ok, queste seghe mentali. La cosa importante è che dovete farlo per forza, ok, se volete veramente raggiungere il successo, è che dovete addestrare la vostra mente a sapere, a conoscere tutti i dettagli, quantomeno fino alla qualifica di diamante, fino alla qualifica di President Team, fino alla qualifica di Senior Vice President, che ne so, cioè, ok, President. Cioè, almeno i primi 6, 7, 8 rank dovete conoscerli tutti come si fanno. Ma io ancora non ho fatto neanche il primo,
Come faccio? Che me frega di sapere cosa si fanno gli altri, come si fanno gli altri 4, 5, 6, 7. Cazzata! È una boiata! Non fate questi errori amatoriali. Il vostro compito deve essere quello di studiare il piano compensi come si deve. Poi è ovvio, signore, cioè, studiare come si fa in dettaglio un Crown Ambassador può essere figo, ok? Può essere interessante a livello, che ne so, così per cultura personale all'inizio, perché io nemmeno all'inizio, nei miei due network che ho fatto, non è che mi sono informato sempre pure come si raggiungeva l'ambassador, il corona ambasciatore, perché non ci credevo, perché ero imparanoiato, perché stavo ancora all'inizio. Cioè, quello ve lo concedo, non è necessario conoscere per filo e per segno come cacchio si raggiunge un corona ambasciatore o il livello supersonico della tua compagnia. Però abbiate pazienza, almeno i primi 5, 6, 7 rank dovete conoscerli come si fanno. A maggior ragione i primi 2, 3 proprio attaccati, cioè dovete, a memoria dovete impararlo. Perché poi fidatevi che se non lo fate, se non studiate fin da subito dall'inizio del vostro percorso, ok? Se non studiate fin da subito come cavolo si fa una qualifica, lasciate stare che siete all'inizio, che state da 6 mesi in attività, da 12 mesi, non mi interessa. L'obiettivo deve essere quello di studiare come cavolo funziona il piano carriera della vostra compagnia, del vostro network, perché altrimenti non raggiungerete mai una mazza e farete come hanno fatto la stragrande maggioranza, purtroppo, la stragrande maggioranza di tutti i distributori che ho incontrato, che gli dici: ma come si raggiunge quella qualifica? Gli fai una domanda un po' a trabocchetto, tu da upline leader sopra, per metterli alla prova, gli dici come si raggiunge quella qualifica, e non sanno rispondere. Cioè, fidatevi, difficilmente quelle persone raggiungono il successo, difficilmente quelle persone ce la fanno. Cioè, è così, se non studiate il piano carriera e il piano compensi è un casino. Quindi, mi raccomando, questa live parla proprio di questo. Studiate il piano carriera della vostra attività. Ok, ragazzi? E poi sto leggendo ogni tanto, torno su, leggo i commenti. Dobbiamo avere la vision per loro, per guidarli laddove non sanno magari neanche loro di voler andare. Esatto. Quello che dice Antonella Minardi è giustissimo. Voi che siete gli sponsor, voi che siete l'upline, voi che siete il leader, il faro, o quantomeno dovreste essere il leader, il faro della vostra organizzazione, voi dovete avere un ruolo anche di visione nei confronti della testa dei vostri distributori. Dovete essere voi che li aiutate a vedere alcune cose. Quindi se voi non siete bravi sponsor, bravi upline, non siete persone formate, le vostre downline vi fanno una domanda sul piano marketing e non sapete neanche come cacchio si fa, come si raggiungono i primi 2-3 livelli di carriera del vostro piano marketing. Cioè, fate, oltre che fare una figura di merda, perdete pure la leadership, perdete pure il carisma, il magnetismo nei confronti della vostra organizzazione, e poi non vi segue nessuno. Di Gasparro ve lo dice, poi non vi lamentate se i vostri distributori non vi seguono. Cioè, ok? Il piano compensi, vediamo un po', il piano carriera dobbiamo conoscerlo come la Bibbia. Sì, esatto, per noi e per i nostri distributori, giusto. E poi per poterglielo insegnare per la loro downline la reale base della duplicazione. E lo vedete che poi riandiamo a finire sempre lì. Se voi non conoscete il piano compensi, pensate che quelli sotto di voi riusciranno poi a conoscerlo in dettaglio da soli? Cioè, dove si è mai visto? Fate la fine di quelli che, ok, sentite, questa è bellissima e molto gettonata nel mondo del network. Ne sponsorizzo 2-3, sponsorizzo questi 2-3 distributori, fantastico. Ce l'ho fatta adesso, così, a casa, tutti i giorni così. Ma allora, apriamo back office, vediamo un po', fatemi vedere che è successo qui. Hanno fatturato oggi? Non hanno ancora fatto il Crown Ambassador oggi?
Ah no, è la fine di quegli sfigati che poi non fanno mai un euro nel mondo del network marketing e magari sono gli stessi che poi si lamentano sui gruppi Facebook scandalosi, okay, perché la maggior parte sul network sono scandalosi e imbarazzanti, oppure quelli che fanno i bloggari da quattro soldi italioti che fanno degli articoli su Facebook solo per parlare male ad cazzum. Di varie compagnie perché hanno studiato due righe, hanno avuto la loro brutta esperienza durata 10 minuti e si sentono in diritto di fare articoli per denigrare progetti o piani marketing e compagnie varie. Cioè, veramente non fate la fine di questi soggetti, non ne vale la pena. Bisogna duplicare le cose buone e voi duplicate anche quello e soprattutto quello che siete. Quindi se siete delle capre, duplicherete capre. Voi che cosa dovete o volete duplicare nella vostra online? Persone che sanno fare business, persone che sanno veramente come cacchio si fa, ok? Come si svolge l'attività? O volete duplicare persone che poi non sanno manco loro perché stanno nella vostra organizzazione, nel vostro business? Ciao Fabi Sinco. Oh, Donatella, eccoti. Contatto in diretta con una cliente in erboristeria. Le sto per preparare. C'è Daniela che sta contattando adesso persone live in erboristeria. Hai veramente ragione, grazie per la carica. Ma guardate che è tutta esperienza. Cioè, io poi lo vedete, a parte che con me le live sono tutte di stomaco, non mi scrivo mai una mazza, cioè praticamente è tutto live. Ok, però io riesco a comunicarvelo così, riesco a dirvele con una certa energia, con un certo modo, mentre mi faccio il caffettino. Oggi record di Gasparo si è fatto pure il caffè prima della live, no, durante la live. Io ve lo dico perché l'ho vissuta sul campo sta roba. Io ho visto tanti ragazzi giovani, 18 anni, 19 anni, 20 anni, ma beh, cioè veramente ragazzi in gamba, dici porca vacca, cioè questi hanno grinta. Che si sono persi, hanno mollato dopo 3, 4 mesi, 5 mesi perché l'upline, lo sponsor, magari non gli aveva spiegato come raggiungere una qualifica, non gli ha regalato la visione del piano carriera previsto dalla compagnia, non gli hanno mai parlato di niente. Questo magari era pure una persona ambiziosa e se lo sono bruciato dal giorno alla notte. Poi ci lamentiamo che arrivano i classici avvoltoi nel mondo del network marketing, quelli che stanno sempre con le pezze al culo, che devono reclutare gente per forza nelle reti degli altri e magari beccano che fanno leva sulle vostre debolezze e vi fottono i distributori. Perché guardate che poi questo succede, eh? In Italia poi siamo pieni zeppi di gentaglia proprio, mi dispiace dirlo. Io queste cose non ve le dovrei dire, però tanto con me è così, la verità anche cruda, io ve la dico, è pieno di merde, il settore del network marketing in Italia, ed è pieno di avvoltoi che non vedono l'ora che voi morite per venirvi a mangiare i resti, cioè persone proprio orribili che stanno con le pezze al culo dalla mattina alla sera, non sanno come uscire dalla loro situazione di insuccesso. E si ritrovano sempre e comunque ad andare a rompere le scatole a tutti quanti, tranne che magari andarsi a cercare nuove persone, conoscere nuove persone, fare un buon lavoro online perché c'è spazio in abbondanza per tutti, e stanno lì a rompere i coglioni. Cioè, avete capito, no? Sono d'accordo, ciao Andrea, almeno le prime qualifiche. Ho fatto una piccola aggiunta, mini video su prime cose da fare da raggiungere perché è così che tutti possono studiarlo sempre e comunque. Sì, sono completamente d'accordo con te, Andrea. Sappi che l'ho sempre fatto io anche da quando sono entrato, però l'ho fatto sia nel mio primo network e nel mio secondo network. Mi sono sempre sostituito in un certo modo alle direttive della compagnia perché le ho sempre trovate. Direttive ottime, eccellenti, ma per certi versi purtroppo poco duplicabile. E quindi anch'io ho deciso all'inizio del mio percorso, ogni volta nel nuovo network, di fare dei mini video, di preparare delle mini cose scritte e video per
per spiegare proprio a ogni distributore, a ogni persona nuova che mi entra in squadra, che cavolo deve fare, ok? Io l'ho chiamato Business Starter Info, una cosa del genere, Business Start Info. Quello era il mio primo PDF, poi ho fatto anche i video, però quello sì, era il mio primo PDF scritto per i nuovi distributori. Secondo me, la cosa che ha detto Andrea, che vi sto dicendo anch'io, qualsiasi leader, qualsiasi persona che comunque è veramente ambiziosa, che vuole raggiungere il successo, che studia, che sa bene quello che deve fare, che ha già fatto qualifica, dovrebbe fare. Poi, attenzione a quello che vi dice Di Gasparro. Io non vi sto dicendo, se siete entrati da 5 minuti nel network marketing, mettetevi lì a fare le cose al posto dell'azienda. Pensate a lavorare, ok? Fate cazzate, eh? Cioè, cercate di tradurre sempre le cose che vi dico. Adattatele, ok? Io mi bevo sto caffè che è diventato freddo. Ok? Ciao Chiara, ciao, grazie del trading giornaliero, sì, assolutamente, ciao Salvatore, oh pure te stai girando, ti vedo sempre in giro, e infatti grazie, saluti dalla Russia, stai sempre in giro pure te, ti vedo una volta stai in Africa, una volta stai in Russia, giri un botto, ottimizza però Salvatore, se posso. Ottimizza anche, bravissimo per quello che stai facendo, senza dubbio, ok? Poi ognuno ha la sua storia, ognuno ha le sue cose, però ecco, cerca di ottimizzare, mi sento di dirti questo, pensando alla duplicazione della tua organizzazione, perché i tuoi ti osservano, no? E magari se vedono i leader sopra che viaggiano, rischiano di entrare in frustrazione, perché magari loro non lo possono fare. Un piccolo suggerimento, poi fai tu. Comunque complimenti per quello che stai facendo. Addirittura, Elena, te lo ricordi? Sì, cioè, ti ricordi del business Start Info? Te lo ricordi, fighissimo. C'è ancora, tra l'altro, in giro. Si trova, assolutamente. Quasi quasi metto a disposizione pure quest'altra informazione sul blog, creo un PDF che si potrà scaricare magari gratuitamente, lo metto a disposizione di tutti i distributori d'Italia e network. Vediamo un po', poi ci penso, insomma. Ok. Quindi, ecco un'altra. Pensate, vedete come rimangono le cose? Cioè, rimangono, queste cose rimangono. Poi magari ne creo uno nuovo aggiornato, ok? Però magari lo metto a disposizione anche sul blog. Avete capito il senso però? Cioè cercate veramente, quando volete far qualifica, cercate di studiare il piano carriera al meglio, non tralasciate i dettagli. Poi ultimamente i network non sono più come sono 30 anni fa, 40 anni fa, solo un level. Ma non voglio entrare troppo nello specifico, sennò magari qualche nuovo che segue questa live impazzisce, è passato un pterodattilo, una roba allucinante. Non voglio entrare troppo nel dettaglio, ok? Però, cioè non è più come una volta, unilevel, tutto su linea unica, che sui piani marketing comunque top, che hanno fatto storie di qua e di là. Adesso ci sono tante compagnie che si muovono con i piani marketing in binario, ibridi, matrice forzata, insomma c'è tanta roba e ci sono tanti dettagli. Pensate che per fare tante qualifiche nel mondo del network a volte bisogna essere attivi con un determinato punteggio, dovete essere qualificati, cioè avere anche delle persone magari nella vostra rete di destra, nella vostra rete di sinistra, questo per tutti quelli che lavorano col dual team, ok? Almeno una persona a destra e una a sinistra che abbia fatto almeno tot punti di vendita, perché se no non siete qualificati e di conseguenza non potete beneficiare di tutta la potenza del piano marketing, del piano carriera della vostra azienda, cioè
capito? Cioè, fatene tesoro veramente di queste informazioni, fidatevi, non fate come tutti quelli che fanno i birbantelli nel network, si lanciano. Io comincio a fare, poi si vedrà strada facendo. Sì, va bene, però se non conosci i dettagli e i primi passi, è tutto un cavolo, penso che siamo d'accordo, no? Il PDF sembra quasi preistoria ed è solo ieri. Eh sì, che poi tra l'altro il tempo, ragazzi, passa troppo in fretta, oh. Cioè, veramente passa troppo in fretta il tempo. Dovete darvi una mossa a comprendere, dovete sbrigarvi a comprendere alcune cose. Se volete avere successo nel mondo del network, poi se no fate come vi pare. Ma dovete darvi una mossa a comprendere alcune cose, dovete diventare molto veloci nell'assimilare le informazioni e poi nel metterle in pratica. Cioè, dovete evitare assolutamente di fare come quelli che ascoltano, sì, ho capito, sì, ho capito, e poi non mettono in pratica una mazza e stanno sempre lì fissi per decenni. Cioè, ragazzi, cioè io quest'anno faccio. Arrivo, Joseph, mi sa che la tua è una domanda, l'ho vista adesso. Io. Porca vacca, ragazzi, cioè quest'anno faccio 34 anni e sono giovane, non faccio come i depressi trentenni, 35 anni o quelli che stanno a 28, 29, adesso ho già 30 anni e stanno lì, cioè non, sono un pischello ancora, ok? Però comunque faccio, io ho 33 anni oggi e quest'anno ne faccio 34. Io mi sono dato dei tempi ben precisi per raggiungere i miei obiettivi, perché altrimenti non va bene. Fatelo anche voi. Cioè, parlo anche per gli under 30, eh. Cioè, gli under 30, guardate che una volta che fate 20, 21, 22, è un attimo, eh. Cioè, volate ai 30. Appena superate i 30, maledizione, io non avrei mai voluto dirle queste cose. Perché ho sempre pensato che quelli che lo dicevano erano dei cazzari, e invece è vero, superate i 30 e maledizione, fate 1, 2, 3, 4, boom, 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 cioè si corre. Nuovo iscritto al canale YouTube. Ultimamente sta pompando di brutto il canale YouTube del Diga. E che vi stavo dicendo? E niente, il tempo, gli anni passano, maledizione, mi sembra ieri che ho fatto 30 anni. Cioè, mi sembra ieri maledizione. Questo anche per quelli che stanno sui 40 e sono entrati negli anta, no? 40, 50, 60, 70, 80. Cioè, ragazzi, bisogna darsi una mossa. Le vostre famiglie, i vostri futuri figli, cioè, veramente. I vostri futuri nipoti aspettano voi, fidatevi, cioè aspettano solo ed esclusivamente la vostra azione, il vostro cuore, la vostra tenacia, la vostra forza di volontà, la vostra determinazione. E cioè, loro vi aspettano, non deludeteli, cioè fidatevi, prendetela sul personale, schiacciate sull'acceleratore, ne vale la pena, cazzo, cioè abbiamo una vita soltanto abbiamo. Rick Joseph Parodi, Rick, per una nuova persona sponsorizzata, oltre la startup, pensi sia utile lavorare sin dal primo giorno sulla sua mentalità e capire che credenze ha e quali sono le sue debolezze? Madonna, Joseph, hai fatto una domanda da 100 billion. Assolutamente sì. Pensi sia utile, la rileggo per gli altri perché è troppo importante. Oltre la startup, come si inizia il business, mi auguro che, perché vedo gente anche di, ho visto persone di altri network, cioè di tanti network che seguono le live, mi auguro che qualsiasi sia il tuo network tu faccia startup. È vero che la fai da startup? Fai vedere? Ricordatevi che di Gasparro vi scruta. Ok? Startup, non fate i polli. Startup, sempre. Fatela come si deve. Oltre a quella, sia utile lavorare sul primo giorno sulla mentalità e capire le credenze che ha. Assolutamente sì.
La mentalità è fondamentale per il successo. Assolutamente sì, Joseph, assolutamente sì. Il mindset è tutto. Io non faccio nomi, ok? Ma conosco delle persone che non, in Italia che non sanno neanche parlare, che hanno difficoltà a fare qualsiasi cosa nel mondo del network, non si sanno neanche presentare, ok? Però mannaggia, hanno sviluppato un mindset talmente tanto potente, talmente tanto, cioè, bilivano, porca vacca, bestia, ogni istante sono riusciti ad avere successo comunque. Quello dimostra che il successo è 80% mindset, 20% tecnica. Purtroppo o per fortuna è la verità. Quindi assolutamente sì. Io penso che ogni distributore, anche dalle richieste delle persone che vogliono lavorare con me, entrare nella mia squadra, cioè hanno l'obbligo, eh? Cioè io gli do l'obbligo di farsi il percorso di formazione gratuita che trovano sul blog, quello obbligatorio con tanto di domande alla fine, perché poi vengono, li faccio interrogare anche. Perché non voglio mettere in piedi squadre come si deve, fatelo anche voi. E poi gli consiglio anche subito due o tre libri da comprarsi. Cioè, fallo anche te, Joseph. Fatelo. Cioè, non fate l'errore di sottovalutare queste cose. Cioè, non fate sta cavolata. La mentalità del nuovo distributore è fondamentale, è vitale. Capire poi addirittura le credenze che ha e quali sono quelle debolezze, quello è un lavoro che è molto complesso, non tutti sono capaci a farlo perché non tutti hanno sviluppato un'intelligenza emotiva adeguata. Perché, lo ripeto, non serve il quoziente intellettivo, serve l'intelligenza emotiva. I grandi leader hanno una grande intelligenza emotiva. Il quoziente intellettivo ovviamente serve perché se siete degli ebeti, cioè non è che andate lontano, però l'intelligenza emotiva è quella che conta, cioè non si scappa. È quella che fa la differenza nella leadership. Quindi fate domande specifiche e se necessario chiedetegli proprio ai nuovi distributori quali sono le tue paure. Cioè, hai qualche domanda specifica da farmi? Cioè, cercate di fargliele queste domande anche, seguendo la linea di Joseph, la domanda che ha fatto Joseph. Cioè, assolutamente sì, è fondamentale. Io prima di questo nuovo network non sapevo nemmeno cosa fosse una startup. Non me l'avevano mai fatta. Madonna, ragazzi, sì, io poi quando vedo ste robe. Ci sono un botto di persone che, maledizione, falliscono nel mondo del network perché non hanno sponsor, non hanno upline, non hanno leader qualificati, preparati sopra, competenti, che gli spiegano come cavolo si fanno le cose. Cioè, è assurdo non fare una startup a un nuovo distributore, è assolutamente ridicolo che una persona inizia nel mondo del network marketing, così, ah, benvenuto, firma la domanda di nomina, manda il documento, fotocopia fronte retro, via, mandato tutto a posto, iniziamo. Cazzata! Cioè, è una boia, cioè, veramente, non, a me poi queste cose mi innervosiscono molto, perché in Italia è pieno di professori, sono tutti laureati a fare network marketing in Italia. Tutti che insegnano cose, poi ultimamente va tutto online di qua e di là, poi li vedi di persona e si presentano come barboni o non sanno neanche stringerti una mano, vabbè, lasciamo stare. Vedete, poi mi innervosisco e basta, non mi fate divagare. Presentazione 45 secondi, GoPro e pensa arricchisci te stesso fin dall'inizio, porca vacca, anche se c'è da dire, non vi meravigliate se sentite i testi di Don Faila un po' datati, un po' vecchi, se sono un po' pallosi. Don Faila è un po' palloso, è il papà del network marketing, sicuramente, nessuno lo metterà mai in dubbio, ma i testi di Don Faila sono un po' pesanti e pallosi, quindi se lo percepite come palloso, insomma, è normale, ok? È normale. Però di sicuro GoPro
di Eric Worre, che tra l'altro online sta facendo delle cazzate allucinanti, perché io mi diverto ad analizzare i lavori dei big. E pensa arricchisci te stesso, la Bibbia. Cioè, se non leggete pensa arricchisci te stesso nel mondo del network marketing, lasciate stare. Pensa arricchisci te stesso è la vera Bibbia non solo del network marketing, ma della crescita personale, finanziaria, cioè per ogni persona dovrebbe essere la Bibbia vera. È uno dei 10 libri più letti al mondo di tutta la storia del pianeta Terra. È in top 10 dei libri più letti del pianeta. Pensa e arricchisci te stesso. Cioè, mettere in pratica, pensa e arricchisci te stesso. Io dopo anni sto ancora lì che me lo studio. Cioè, mettere in pratica, pensa e arricchisci te stesso è una roba assolutamente incredibile. Non pensavo assolutamente che fosse così difficile la prima volta che l'ho letto, perché è fin troppo facile leggere delle frasi che ti parlano di visualizzazione, di lettura, dell'importanza di frequentare gli ambienti giusti. È troppo facile leggerlo, ma poi è veramente molto più complesso di quanto pensate. Metterlo in pratica, cioè chi riesce a mettere in pratica, pensa e arricchisci te stesso di Napoleon Hill, svolta pesantemente, cioè, vi cambia la vita, vi cambia l'esistenza, esattamente come The Secret. Io so che queste mie live cambieranno il percorso a un botto di gente, lo so. Perché vi parlo di cose specifiche che so che vi servono, ok? Come l'altra volta c'erano persone che non conoscevano The Secret. A me quel video, quel film mi ha cambiato la vita. Cioè io da quando ho visto The Secret mi è cambiata la psicologia, mi è cambiata l'esistenza. E a volte percepire, prendere le giuste informazioni dalla giusta fonte può fare veramente la differenza nel breve e nel lungo termine. Salvatore, io suggerisco sempre 45 secondi non appena vedo che la persona ha troppi dubbi. Cosa ne pensi? Allora, sì, però ha troppi dubbi rispetto a cosa? Cioè, ha troppi dubbi rispetto a cosa? Perché la The Secret è impressionante, assolutamente. Perché i dubbi, ci sono più categorie di dubbi, Salvatore. Dubbi sul prodotto, dubbi verso se stessi. Dubbi sul piano marketing, dubbi sulla compagnia, bisogna capire quale categoria di dubbio. Tra l'altro potrei tirarci fuori dubbi sul network, ok. Allora, se mi parli di dubbi sul network, non è molto buono. Non è molto buono 45 secondi, perché il libro 45 secondi comunque è focalizzato sullo spiegarti come mettere in moto il tuo business di network, semplicità, c'è cioè alcuni discorsi, no? Se la persona non crede nel network marketing, gli devi far capire la potenzialità del network marketing e di conseguenza dell'incredibile business che può nascere dal network marketing, da un'attività di network marketing. Quindi io non ti consiglio 45 secondi. Poi attenzione, siete liberi di fare come volete, io vi do la mia esperienza, ok? Poi ci siamo capiti. Ok, io ti do un consiglio, questa è un'altra perla, ok? Stanno lavorando ancora quelli della live che vi ho fatto, no? Live sulla squadra di qua e di là, stanno ancora lì. E Attractor Factor. Grande libro di Giovitale. Giovitale è un genio. Giovitale è assolutamente un genio. Se, lo seguo da sempre. Un libro importante che a me, a me stesso proprio, cioè che mi ha impattato di brutto e ha impattato anche la mia psicologia, è il libro del mio primo ispiratore, John Calench, La magia. No, come raggiungere la vostra forma migliore nel MLM. Come
Come raggiungere la forma migliore nel multi-level marketing. Questo è un libro che oggi come oggi potete scaricare gratuitamente su Google. C'è un PDF che si può scaricare. E quello è un libro che mi ha fatto sognare proprio. Ti fa viaggiare di brutto, con tutte le palline. Si vede lui la notte che stava lì a pensarci, che vedeva sul soffitto in mezzo alle stelle della camera, tutte queste. Cioè, ti fa viaggiare. E se glielo date al nuovo distributore che ha dubbi sul network marketing, sicuramente gli farà del bene. Però se lo deve leggere. Poi, oh, ragazzi, cioè, io le cose ve le dico. Se voi poi le mettete in pratica, e bravi che le mettete in pratica, e le persone a cui, cioè, le persone a cui dite sta roba, ok? Poi non mettono in pratica niente, sono degli scemi. Quindi lasciateli al loro destino, cioè non state a correre dietro le persone all'infinito, cioè, non ha senso, non ha senso. Ho sempre pensato che la mentalità fosse tutto, dice Joseph. Ci sono tante persone che hanno voglia di fare e che hanno potenzialità, certo, ma di fatto non hanno il mindset giusto per affrontare una qualsiasi sfida lavorativa o di vita personale che sia. E tutto questo perché spesso e volentieri hanno credenze sbagliate che poi si tramutano in debolezze, questo poi diventa un freno. Sapere che anche tu la pensi come me, tanta roba, grazie. Certo, Joseph, dici cose giustissime. Poi, tra l'altro, da quello che scrivi, sei uno molto forte. Le tue parole, io poi vi faccio la lastra in 3 secondi. Cioè, tutti quelli che vedo subito riesco a capire la vostra psicologia da quello che mi scrivete e da come lo scrivete. Ok? Io da quando mi hanno parlato di legge dell'attrazione sono diventato un'invasata. È un anno che studio come funziona e come usarla. Tra i video, tra videolibri e tutto il materiale che trovi. Poi quando qualcosa si mette in azione, sto ancora più invasata, certo, assolutamente sì. Ecco, quello che ha detto Elena Sideri, qui che leggete, business del XXI secolo, pure quello è una bomba. Cioè, per una persona che non crede molto nel network marketing, gli date il business del XX secolo, il XXI secolo, cioè. Gli cambia la psicologia, assolutamente. Quello è un libro che fa la differenza. Ok, grazie di cuore. Voglio leggerlo anch'io. Sì, leggetelo. Assolutamente sì. Ciao Miriam, buongiorno. Mi sono persa la prima parte, dopo la riguardo tutta. Sì, intanto rimangono registrato, ok. Oh, scusate ragazzi. Porca vacca, mi sono ridimenticato di nuovo l'acqua. Quindi io adesso devo andare in cucina a prendere l'acqua. Ma tanto a noi non ce ne può fregare di meno. E l'acqua ce la prendiamo con calma. Oh, eccola qui, già fuori. Che c'è qua sotto? Sentite voi? Stanno lavorando, mi sa, la terra? Qui vicino stanno facendo qualcosa? Quasi quasi vi porto sopra, vi faccio vedere la vista da sopra. Boh, vediamo un po'. Scusate un attimo, abbiate pazienza. Mazzo, ho imparato a farmi i caffè e pure bere durante le live, per me è impossibile proprio. Allora, ok. Quindi avete capito l'importanza di fare le cose come vanno fatte? Cioè, non perdetevi veramente non preoccupatevi di conoscere tutti i dettagli di qua e di là, se poi non conoscete bene il vostro piano marketing, il vostro piano carriera, se non sapete come cavolo si raggiunge un obiettivo a livello spiccio pratico su carta. Cioè, diventate dei bravi leader che poi riescono a duplicare le giuste informazioni, che poi veramente fanno le cose come vanno fatte, e duplica una rete intelligente che ovviamente poi continua a fare sempre le cose fatte bene, perché non riuscirete mai ad avere successo se non studiate veramente queste cose, cioè scordatevelo, ok? Oggi ragazzi fa un caldo
Allucinante. Eh? Mi devo mettere pure la crema, però. Non lo so. Poi abbiamo mangiato da poco, dai, che è qui? Io sto in live. Eh sì, lo so, tu stai al sole, però io mi metto al sole adesso, sto squagliato, eh. Bere acqua durante la live lo fa fare anche a me. Sì. Ok, ragazzi, vabbè, va, quasi quasi mi vado a fare un bagnetto, va, pure io. Al volo, non lo so, mo ci penso un attimo. Ok, ragazzi, mi raccomando, taggate le persone che pensate appunto abbiano bisogno di queste informazioni in questa live, ok? Condividete il sapere, il valore. Insomma, avete capito, va bene? Con la mia poca esperienza e con quel poco che ho raggiunto, una cosa mi è chiara più che mai. Fatemi vedere un attimo che sta dicendo Salvatore. Se vuoi raggiungere il tuo successo, bisogna unicamente seguire il sistema della tua azienda. Seguire il sistema dell'azienda che è collaudato e che porta risultati è assolutamente la base. Se tutti facciamo come ci pare, non ce la faremo assolutamente mai, giusto? Ecco il link del PDF, raggiungete la vostra forma migliore all'MLM. Oh, c'è Antonella Minardi che vi ha messo il link per scaricarvi, raggiungete la vostra forma migliore nell'MLM. Cioè, quello vi ho fatto un regalo della Madonna, cioè, veramente spettacolare. Ok? Sto guardando la live con mio figlio di 6 anni e mi ha detto: beato lui, mamma, che è diamante ed è ricco, serio. Così può viaggiare, anche noi dobbiamo fare il diamante, la sincerità dei bambini, certo, assolutamente. Oddio, io non mi sento ricco per niente, eh. C'ha voglia di mangiare pane e fagioli, ok? Però di sicuro sono libero da tanti problemi da un bel po' di tempo, quello sicuramente. Sì, bravi, taggatevi, scambiatevi informazioni, ok? Vai Mariangela, ultima, vai, chiedimi pure il consiglio, vai, vai, scrivi, scrivi. Scrivi pure, ultima domanda da parte di Mariangela. Vedo che vi state, taggando. Sì, la sincerità dei bambini comunque è veramente impressionante. Sì, esatto, scaricatelo tutti, scaricatevi il PDF. Questo ovviamente è un video che è partito da Facebook, poi sicuramente lo trovate, magari qualcuno di voi lo sta guardando da YouTube, lo dico in anticipo, vedete la visione, ancora non c'è sto video su YouTube, però sicuramente qualcuno lo guarderà tra poco, appena lo carico. Ok? Ci sei, Mariangela? Vediamo un po', aspettiamo un altro minutino, Mariangela, se fa la domanda. Se qualcuno di voi ha ovviamente altre domande, no, qui tira troppo vento. Se qualcuno di voi ha altre domande da fare, ne approfitti adesso o mai più, ok? Altrimenti ci vediamo domani poi in live. Ok? Vediamo un po'. Oggi ragazzi, lo ripeto, qui c'è un caldo allucinante, non c'è una sola che è una nuvola in cielo, c'è proprio il sereno più sereno che si può, c'è una roba, ci saranno 4.000 gradi adesso sotto al sole, cioè impressionante. Io poi penso che vedi sullo scritto. Come sei? Vediamo un po'. È perché non riesco a leggerlo, Mariangela. Leggo solo, posso chiederti un consiglio. Mariangela, dove sei? Sto andando anche su nei messaggi, eh? Vediamo un po'. No, non trovo niente, Mariangela. Mi dispiace, ma non trovo nulla. Non ho trovato niente. Forse non ti, non, Facebook non ti ha inserito il commento.
È per quello, sicuramente. Ok. Va bene, ragazzi, niente. Mi dispiace, Mariangela, non sono riuscito a vederlo. Ok, il tuo commento. Vabbè, tanto poi, insomma, se avete delle domande, qualsiasi cosa, potete anche scriverle, che io nelle live vi rispondo, lo sapete. Ok. Niente, ragazzi, io vi lascio e lo vedo il commento di Mariangela. E purtroppo io non lo vedo, ragazzi. Non so, mi dispiace. Io purtroppo non lo vedo. Che vi devo dire? Scorri sotto. Sì, no, ho già fatto, ragazzi. Purtroppo è qui poco sopra. Oh, porca vacca, adesso vado ancora più piano. Posso chiedere un consiglio? Miriam, Elena, Antonella, Salvatore, Marzia, poi c'è ancora Elena, Miriam, Donatella, Mariangela, ciao Riccardo. Eh no, ragazzi, io non lo vedo il commento di... Mi dispiace. Che devo fare? Ragazzi, Facebook, boh, me l'avevo messo, che vi devo dire? Non lo so, io purtroppo non lo vedo. Mi dispiace. Ok, ragazzi, dai, oppure oggi siamo fatti un'ora di live. Io non lo so, adesso ci penso se andarmi a fare un bagnettino e compagnia bella. Condividete la live, taggate sempre le persone che pensate abbiano bisogno di queste informazioni. E sì, Mariangela, ci vediamo tanto domani in live, più o meno sempre verso la stessa ora, lo sapete, e farò lo stesso, penso, anche da Roma, dall'Italia. E niente ragazzi, buonissima giornata a tutti quanti voi da Riccardo Di Gasparro, ci vediamo come sempre sul blog, in community, on the stage, su Facebook, avanti tutta, fate il mazzo ai vostri obiettivi perché tra un po' il jingle bell un'altra volta, un'altra bella dose di ansia di Gasparro, così state tranquilli. E buona giornata a tutti quanti voi, va bene? Ci vediamo domani. Ciao ragazzi!